il lavoro della sezione giurisdizionale, della sezione di controllo, della sezione giurisdizionale e della procura regionale è un lavoro prezioso. Mi sembra anche importante sottolineare come ci siano delle abissali differenze tra chi fa il mariolo all'interno della pubblica amministrazione, chi è incompetente o non sa gestire e chi invece riesce a essere onesto ed efficace pur in un contesto di finanza pubblica che porta allo strangolamento degli enti locali. Io dico sempre che bisogna sottolineare due aspetti: evidenziare sempre di più le buone prassi e non solo il quadro nero, e il secondo aspetto che mi preme sottolineare è il contesto certe volte drammatico in cui si è costretti ad operare, che chiaramente bisogna sempre calare le ricostruzioni teoriche nelle realtà concrete in cui si opera. E a me piace molto sottolineare un aspetto che ha fatto parte di una nostra lotta, poi che ci ha portato alla vittoria e che adesso viene sancito con grandissima efficacia dalla Corte Costituzionale, che i diritti costituzionali devono trovare sempre spazio nella finanza generale. Ecco perché anche ieri l'ho detto in ANCI, l'ho detto alcuni esponenti del governo, mettere in condizioni soprattutto gli enti locali di poter garantire i diritti. Poi dopo viene il pareggio di bilancio che si deve adeguare ai diritti prioritari e quindi le risorse devono essere destinate ai diritti più importanti che sono quelli sanciti dalla Costituzione Repubblicana. Nella sua relazione il Presidente della Corte dei Conti ha affrontato anche il tema della Terra dei Fuochi, ponendo una questione: chi ha inquinato, chi ha causato il disastro, chi non ha controllato dovrà pagare. È un principio che immagino la vede d'accordo. Sì, io devo dire ho letto con soddisfazione, così come ho anche apprezzato che nel documento di illustrazione che nel tavolo istituzionale su Bagnoli abbiamo avuto col governo, anche il governo abbia fatto un passaggio su questo aspetto del chi inquina paga. E voglio ricordare che il comune di Napoli e il sindaco, perché poi quella fu un'ordinanza, quindi l'ho firmata io personalmente, è stato il primo caso, credo l'unico in Italia, in cui sia passato a livello politico-amministrativo il principio che con un'ordinanza si sia sancito il chi inquina paga, che è molto importante e quindi trovo corretto, e ve lo dico anche da giurista ed ex magistrato, che anche il Presidente della Corte dei Conti regionale lo abbia sottolineato nella sua relazione, così come ha sottolineato bene anche nelle analisi, alcune anche dure, che ci sono state nei confronti del Comune di Napoli, che si trattava di gestioni precedenti a quelle attualmente amministrate, perché poi, come dire, i comuni sono sempre gli stessi, però le persone cambiano.